Credo che come pochi altri per tempo si sia dimesso da tutti gli incarichi e ha impiegato del tempo per prepararsi, quindi ha studiato, ha incontrato persone, ha sentito esperti, si è confrontato con ricercatori, con gente che lavora concretamente e quindi direi il primo motivo perché veramente si è preparato e non è stata un'improvvisata. E poi perché è uno che ha mantenuto uno stile di vita comune a molti altri di noi. È vissuto in comunità, girava con la sua panda, aveva sempre tempo per ascoltare, tutte le volte rispetto a un grande problema in cui è stato sollecitato si è fermato e ascoltato. Mi sembra sia sufficiente dire che veramente uno che è uno di noi, è uno che però ha scelto di dedicarsi e ha scelto di darsi da fare. Per me, per questo, io sono stato contentissimo quando l'ho saputo della candidatura e lo appoggerò.